grande della musica italiana, signori, maestro Franco Battiato, che ci ha concesso questo intervento, questa telefonata. Buongiorno a tutti voi. Oh, maestro, buongiorno. Senta, visto che è qui con noi, volevamo avere un suo giudizio sull'ultimo Festival di Sanremo. È stata una bella esperienza, ah. E ho fatto pure delle amicizie. Ah, e con chi le ha fatte? Ad esempio... Intanto c'è questo, si incanta, diciamo. Con gli Zero Assoluto, erano gli unici che parlavano più piano di me. Ah, sì, è vero. Scusate, Manlio, ma che cosa fai? Smettila di parlare in aramaico con il vigile, non ti capisci? Guarda che se si ingazza ci fa pure la multa, vieni qua. Lei sta parlando con, scusi, e lo dico per chi non lo conoscesse, Manlio Sgalambro, il filosofo siciliano che scrive i testi, insomma, giusto? Sì. Sì, Sgalambro sta sempre con me. Pensate che me lo sono portato anche a Sanremo, sì. E gli ho dovuto spiegare che cosa fosse l'Ariston e che cosa fosse il Festival di Sanremo. Si vuol far credere che Sgalambro non aveva mai tra sentito tra i sussurri parlare. L'indolente ebbrezza di ascendere e cadere qui tra la vita e il sonno, la luce e il buio, dove forze oscure da sempre si scatenano e i volontari laici scendevano in pigiama per le scale per aiutare i prigionieri, e facevano le bende con le lenzuole, e i cittadini attoniti fingevano di non capire niente per aiutare i disertori e chi scappava in Occidente. Maestro, scusi, lei ci vuole i desideri mitici di prostitute lipiche, il senso del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse Mengatina. Ok. Niente. Dicevo, ma lei ci ha detto che Sgalambro non aveva mai sentito parlare del Festival di Sanremo. Ma guarda, quello non capisce una minchia di niente. Per dirla in aramaico, insomma. Prima di conoscermi, pensa, lui viveva nell'iperuranio. Pensa, dopo essermi esibito sul palco, sono andato dietro le quinte e ho trovato Sgalambro che parlava in greco antico con Mango. Scusi, Mango lo capiva? Assolutamente no. L'unico a capirlo era Dorelli, perché era dell'epoca. Maestro. Gianluca, ha sentito... Ognuno può dire quello che crede, insomma. Battiato, ma com'è nato il suo sodalizio con il maestro Sgalambro? Ma ci si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario o un padre di famiglia. Ha capito? Sì, maestro, certo. Come non capire questi concetti? Che domanda mi aveva fatto? Dicevo, come vi siete incontrati con il maestro Sgalambro? Com'è nato questo sodalizio? L'ho incontrato, pensa, nella statale ionica che faceva autostop. Ah, faceva autostop sulla Ionica. Indossava una tunica bianca e dei sandali in cuoio. Sì. L'ho caricato in macchina e l'ho portato dove doveva essere portato. A meditare vicino a un tempio, penso. No, da un sarto, perché mi vergognavo di entrare in paese con uno vestito come Platone, sai? Come sono i parenti, il paese piccolo. E la gente mormora. Scusi maestro, che c'è? Scusate, voleva declamare ancora, no? Dicevo, lei è famoso per le sue pratiche di meditazione, di buddismo, l'astrattismo, l'ascetismo, il sufismo. Ha dimenticato l'onanismo. No, maestro! Che dice? Scusi. Vorrei sapere che cosa c'è tanto da ridere, voi poveri scemi, siete dei cretini, siete dei cretini che ridete perché uno dice l'onanismo, perché c'è da ridere, è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa che mi sono inventato io, il nostro Signore ci ha dotato di tutto, di mani e di tutto l'occorrente, allora... Che cosa c'entra ora? E lei pensa che questa pratica, insomma, aiuti a meditare, insomma, ecco. Certo, delle sane zaganelle. Maestro.
andato in bagno, non ce lo vedo neanche. Dicevo che sono alla base della mia creatività. Ah, ecco. Basta insomma avere degli stimolanti, delle cose. Degli stimolanti, tipo dei giornaletti. Ma sei scemo, cretino. No, Io al limite mi chiudo in bagno con dei papiri egizi. Non c'è niente di meglio che eccitarsi con dei geroglifici nudi. Grazie al maestro Battiato.